Ciao Jasmine, ho un milione di cose da raccontarti. Non sai, le mie vacanze sono partite super disastrose. Primo, si era fatto tardissimo e ho quasi perso il volo. Dopo stavo aspettando per fare il check-in e una signora ha inciampato e mi ha tirato tutto il succo sui vestiti. Ero tutta bagnata e la mia blusa tutta macchiata d'arancia. Però devo dirti ancora il peggio. Salgo sull'aereo, arrivo al mio posto e con chi mi ritrovo? Con la stessa signora. E non la smetteva di parlare, bla 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 bla, tutto il viaggio. È arrivata a raccontare che faceva collezione di pietre. Una collezione di pietre? Ti immagini una cosa peggiore? No, non esiste. Io ero già in modalità malumore totale. Che potevo aspettarmi di peggio? Però all'improvviso tutto è cambiato. Ho alzato lo sguardo e lì c'era un ragazzo divino, Jasmine, con un look hippie chic e due occhi così belli. Pare che la signora avesse scambiato il posto e il ragazzo si è seduto accanto a me. Era il destino. E lui mi ha detto: ciao, mi chiamo Oliviero. Ah! Io non mi ricordavo più il mio nome dal nervoso. Però poi abbiamo iniziato a parlare e abbiamo scoperto che abbiamo un milione di cose in comune. E quello che mi è piaciuto di più di lui credo sia... sì, la sua personalità. Abbiamo parlato per tante ore. E quando me ne sono resa conto già eravamo atterrati. Stavamo per sbarcare e all'improvviso ci siamo trovati molto vicini. Molto vicini. E stavamo quasi per... E all'improvviso si ripresenta la signora. Io non ci potevo credere. Però va bene. Pensare che è iniziato tutto così male e alla fine si è rivelato il miglior viaggio della mia vita. Beh, ora è tardi. È meglio che ti racconti di più di questo ragazzo incredibile quando ci rivediamo al Gem & Roller. E avvertimi quando vedi questo video. Bacetti! Come stanno andando le loro vacanze? Scopri di più sull'app di Disney Channel e non perdere la seconda stagione di Soy Luna, prossimamente a Disney Channel.